Come è stato detto nel video, il processo di evaporazione dipende dal campo di pressione dell'aria e della temperatura, ma se appunto lasciassimo i panni in una zona in cui la temperatura non spazia tra i 0 e i 100 gradi, però c'è comunque un contatto con il sole, tali panni a un certo punto si asciugherebbero, inizierebbe l'evaporazione. E soprattutto, e perciò ci porta appunto alla domanda: quanto è importante l'intervento del sole appunto nell'evaporazione stessa? E soprattutto un'altra variabile che potrebbe avvenire è quella appunto dei venti. Se i panni sono in una situazione appunto ideale per asciugarsi, ma ritrovano l'azione di un vento su di loro, perciò movimento, e si impiegheranno meno o più tempo per asciugarsi.